Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. A distanza di 24 ore dalle parole del vicepresidente Massimo Capecchi, il sito del Pistoia Basket è uscito con una nota dagli Stati Uniti firmata Ron Rowan. In attesa che il presidente torni in Italia, con il suo arrivo previsto per la prossima settimana, il comunicato non chiarisce certamente i dubbi degli sportivi legati alla gestione tecnica. Stiamo allestendo un roster che avrà maggiore stazza fisica e sarà più versatile, è il commento del presidente. Guardando a quel che è successo nel passato campionato, sappiamo che vogliamo migliorare nella presenza a rimbalzo, in difesa e per quel che riguarda il movimento della palla. Vi posso dire che il nuovo allenatore sarà annunciato a breve e che fino ad ora è stato difficile portare in Italia il coach che volevamo a causa delle regole che favoriscono di più l'esperienza che un tecnico ha acquisito in aula rispetto a quella che si è conquistato sul campo. In questi primi mesi, prosegue e conclude Rowan, siamo sempre in una fase di transizione, ma sappiamo bene quello che vogliamo. La promessa che facciamo ai nostri tifosi è che lavoreremo duramente ogni giorno per raggiungere con il nostro progetto sportivo obiettivi sempre più ambiziosi per dare da un lato continuità alla società e dall'altro far sì che la nostra squadra possa puntare ad un posto nei play-off nel campionato di Serie A. Un comunicato che oggettivamente non risponde in maniera chiara a nessuna delle domande che rimangono in sospeso e che gli appassionati biancorossi continuano a porsi. Quale sarà il budget, chi sono gli investitori e quali realmente gli obiettivi della società? Tutte domande alle quali può rispondere solo il presidente, che per ora appare troppo schivo e poco votato al dialogo. In attesa che parte la campagna abbonamenti, forse slittata dopo la metà di agosto, l'augurio è che la chiarezza tanto auspicata ci sia all'interno della società e del gruppo squadra. Tra un anno passerà, io mi sto preparando. È questa la novità.